c'era solo che bisognava tornare a vincere perché tra la sosta Firenze e Barcellona no, era un mese che non vincevamo una partita. E soprattutto c'era il pericolo che dopo una partita come quella di mercoledì, dove c'è stato un grande dispendio di energie fisiche e mentali, ci poteva essere pericolo di affrontare questa partita con un po' di sufficienza. Invece i ragazzi hanno dimostrato che avevano capito subito l'importanza di questa partita, cercando di dare subito pressione al Chievo e mettendo subito la partita sui binari giusti. Non è che decollare verso lo scudetto, credo che per noi era importante vincere, visto che quest'anno abbiamo iniziato il campionato facendo 5 partite e solamente 5 punti, quindi essendo un po' indietro agli altri bisognava per forza cercare di fare dei filotti di vittoria. Abbiamo fatto 1 di 5, poi c'è stato un pareggio, abbiamo iniziato con un'altra vittoria e speriamo di proseguire. Però il campionato è lungo, ci vuole equilibrio, sarà un campionato aperto fino alla fine e noi bisogna innanzitutto mantenere questa buona condizione fisica e soprattutto anche a livello mentale. Ma in questo momento credo che parlare di mercato lo vedete anche in settimana, non abbia senso perché manca un mese e di qui a un mese non so cosa può succedere. Sono contento, ho già 29 giocatori a disposizione e sono molti, quindi se ne arrivano altri 3 o 4 facciamo 33, quindi magari possiamo fare un torneo a 11 a 3, quindi credo che in questo momento siamo a posto così.